una vicenda al riguardo particolarmente importante, io ritengo che sia quella della Lidl, dell'imprenditore d'Alessandro che compra un terreno nella piana di Lamezia, lo paga 500.000 euro, inizia i lavori, affronta delle spese e che poi è costretto sostanzialmente a rivendere il terreno che lui aveva comprato perché ad un altro imprenditore che ha nella stessa area, in area Fenitima, un'attività commerciale similare a quella che la Lidl vorrebbe intraprendere, la cosa non va bene. E allora questo imprenditore si rivolge in qualche misura alla criminalità organizzata e quindi a Iannazzo per sostanzialmente impedire la nascita di questo nuovo punto vendita. E questa è una forma particolare di estorsione.